Noi abbiamo fatto negli ultimi 2 anni 9 km di piste ciclabili più 3 km di aree pedonali. Quindi abbiamo fatto 12 km di piste piste ciclabili contro le 60 che c'erano. Con un aumento che io ritengo significativo, perché vuol dire aumentare il 20% di quello che esiste. Hanno ragione quando dicono che ancora non abbiamo ricollegato le varie strutture, cioè le varie piste ciclabili. Ci sono alcuni dei pezzi di pista ciclabile che non si collegano. Però penso che facciano bene le agenzie, le associazioni a lamentarsi sempre, a chiedere di più. Se devo essere sincero, credo che l'attenzione che però abbiamo dato alla bicicletta in questo periodo sia un'attenzione che ha portato non soltanto tanti fiorentini a riscoprire il gusto delle due ruote, ma anche tanta gente a poter rivivere Firenze come un luogo dove andare tranquilli, perché prima le aree che non erano pedonali erano aree dove stavi a rischio di schiacciamento tutti i giorni. Quindi abbiamo fatto meno di quello che abbiamo promesso? Loro hanno chiesto un patto molto impegnativo a tutti i candidati sindaci nel 2009. Io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, ci manca la ricucitura che faremo nel 2013, possiamo fare qualcosa di più? Sicuramente sì, devono dirci che la FIAB dobbiamo fare ancora di più, lo facciano, però sfido tutti i fiorentini a dire che negli ultimi 2 anni è cambiata la percezione verso la bici, e la rivoluzione l'hanno fatta la pulizia delle rastrelliere, che è appena iniziata e deve continuare, e soprattutto le aree pedonali. Si può fare di più, lo faremo, ma intanto accontentiamoci. Renzi ha detto che avete fatto delle richieste pretenziose. Che gli avete chiesto? Un tot di chilometri di piste ciclabili ogni anno, un tot di rastrelliere, quindi di posti bici ogni anno, proposte concrete, e lui ha letto il patto per la bicicletta prima di sottoscriverlo. Noi dopo 2 anni di negoziati abbiamo messo in moto un meccanismo che piano piano, picchia e mena, ma sta funzionando. Caro Matteo, sono Massimo Boschirini di Firenze in Bici, siamo incontrati numerose volte a Palazzo Vecchio. Te hai preso degli impegni ben precisi. Noi sappiamo che la macchina comunale ha i suoi tempi, è dovuta ereditare una situazione difficile. Noi crediamo che con l'energia che hai saputo infondere in progetti in cui hai creduto davvero, tu possa veramente far fare un grande salto di qualità a questa città. Firenze anela a diventare una delle grandi capitali europee della bicicletta, ha tutte le caratteristiche, ha gli utenti, ha la conformazione geografica, ha anche il clima. Cosa vuoi di più, Matteo? Noi siamo con te, se vuoi davvero crederci, insieme ci possiamo riuscire.